Buonasera. Si è tenuta ieri sera nella sede di Confindustria la consegna dei diplomi agli studenti del liceo Formigini che hanno conseguito la maturità quest'anno. Presenti alla serata anche la preside del liceo Rita Turrini ed Emilio Mussini, che ha fatto gli onori di casa in veste di presidente della commissione fiere di Confindustria Ceramica. Numerosi, sia al liceo sia nelle altre scuole cittadine, anche diplomati con 100 e 100 lode. Le loro interviste saranno visibili sul nostro sito nella sezione video e notizie, mentre sulla nostra pagina Facebook è disponibile la diretta della cerimonia di consegna dei diplomi. Si concluderà domani la prima settimana dell'English Summer School, il corso di inglese organizzato al 4° istituto comprensivo. Ecco l'intervista alla direttrice dell'iniziativa, Chiara Giubbarelli. Chiara, seconda settimana di questa iniziativa, chiamiamola internazionale perché si parla di inglese, anzi si parla in inglese, e ci sono delle tutor direttamente madrelingua, poi c'è il direttore che sei tu. Sì, è la prima esperienza, il primo anno che facciamo questa cosa, è dalla prima settimana, è, penso, una bellissima esperienza per i ragazzi ma anche per noi che abbiamo l'opportunità di parlare inglese, diciamo, tutti i giorni, sia nelle attività strutturate che nel tempo libero con queste madrelingua. E la risposta da parte delle famiglie, quindi dei bambini, dei ragazzi, è stata abbastanza soddisfacente. E una settimana di full immersion che si completa, poi si conclude con un piccolo saggio. Sì, abbiamo avuto buona risposta per essere il primo anno. La prima settimana abbiamo 20 bambini iscritti, la seconda 28, e durante questa settimana dalle 8:30 alle 4:30, insomma, i bambini si prepareranno anche per uno spettacolo finale che si terrà venerdì pomeriggio con tutte le famiglie, come a conclusione, insomma, di questo percorso. Esperienza da bissare anche per l'anno prossimo, cosa ne pensi? Sì, penso proprio che sia una bellissima esperienza, un'opportunità per i ragazzi per migliorare, per approcciarsi all'inglese in modo diverso rispetto al, diciamo, luogo scolastico che affrontano tutti i giorni. Io lo ripeterei volentieri. Al via stasera, secondo appuntamento con i Giovedì sotto le stelle. A partire dalle 21, concerto di Patrick Salati and Friends in Piazza Garibaldi. Per tutta la serata, negozi aperti, stand e musica in tutto il centro storico. Controlli straordinari della Polizia di Stato alla stazione dei treni per Modena e nei locali pubblici della zona. Il servizio è stato disposto dal questore al fine di prevenire spaccio e altri reati. Non sono state riscontrate irregolarità. Passiamo allo sport. Il Sassuolo Calcio ha ufficializzato due nuove entrate. Si tratta di giovani provenienti dalla primavera della Roma, il centrocampista Davide Frattesi, di 18 anni, e il difensore Riccardo Marchizza, di 19. In uscita, gli Ozzi, Sbrissa e Vita al Cesena e Franchini alla Ternana. Anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci a domani.